Siamo in compagnia di Giordano Mattera, capitano di Powervolley Milano. Giordano, oggi due punti importanti, la partita è iniziata in salita e poi invece si è ritrovato l'assetto che un po' mancava. Raccontaci come l'hai vissuta tu. Sì, beh, i primi due set loro hanno giocato meglio di noi. E sono una squadra che secondo me non merita l'ultimo posto in classifica, perché secondo me sono un'ottima squadra, oggi hanno battuto bene, secondo me avranno sbagliato 8 battute in 5-7, che mettendoci in difficoltà spesso. Dopo 2-7 persi così, secondo me all'inizio dell'anno potevamo disunirci e perdere anche il terzo, perché si è stati bravi a rimanere attaccati, anche nel quarto eravamo sotto, l'abbiamo ripresi e secondo me è una vittoria strameritata per noi. Ma tecnicamente, al di là del fatto di aver trovato una squadra a livello mentale più forte, tecnicamente che cosa è mancato all'inizio, che cosa è migliorato dopo? Ma secondo me abbiamo un po' migliorato, un po' tutto secondo me, già dalla battuta, perché comunque facendo, secondo me, ti parlo personalmente, non è che abbia fatto una grandissima prestazione in battuta, però mettendo spesso la palla di là dove dovevamo, li abbiamo messi in difficoltà e li abbiamo anche un po' tenuti in difesa, abbiamo cominciato a difendere un po' di più e quindi il contrattacco ti dà una carica che non ti dà né la battuta né il cambio palla e nessun'altra cosa, il contrattacco è l'arma vincente. Un punto perso o due guadagnati? Due guadagnati. Grazie Giordano Mattera. Grazie a te. Ciao ciao.